Fabrica è un incubatore di innovazione sociale del Comune di Milano, gestito da due imprese private, Fondazione Giacomo Brodolini e Impact Hub Milano. Nasce appunto nel 2013 su volontà dell'amministrazione comunale di Milano. Da allora ci occupiamo di incubare e sviluppare le start-up che abbiano un impatto sociale e che siano innovative da un punto di vista di risoluzione del problema. Queste start-up non devono essere necessariamente non profit, devono avere un impatto sociale, ma generalmente poi vengono costituite a imprese, appunto SRL in primis, e vengono accompagnate da noi dalla generazione dell'idea, formazione dell'idea, fino all'entrata sul mercato. Siamo a Quarto Giaro, una periferia abbastanza problematica, lo era negli anni passati di Milano, con una vocazione ben specifica. L'idea è quella di cercare di trasportare quelle che sono state da sempre le competenze acquisite nel mondo delle start-up sul territorio. Il territorio è il nostro principale partner, con loro cerchiamo di creare e portare avanti dei progetti di sviluppo, di rigenerazione periferica, di sviluppo territoriale e le competenze, le capacità di business con i ragazzi e le associazioni del quartiere. C'è un gap generazionale con l'utilizzo del digital e soprattutto nelle periferie c'è un divario strutturale. Quarto Giaro non è raggiunto dalla fibra ottica, per dire, quindi non è raggiunto da fibre veloci, noi ce le siamo fatte portare a nostre spese e non è come lavorare appunto in centro. Come Fabric noi adesso stiamo lavorando a un paio di progetti, di cui uno è un progetto europeo che lavora con una trentina, 35 ragazzi, cosiddetti NEET, che non studiano e non lavorano, e li seguono dal momento dello sviluppo e della generazione dell'idea imprenditoriale attraverso tutto l'arco di progettazione del proprio business, quindi da quando viene generata l'idea fino alla costituzione dell'impresa. 5 di questi ragazzi verranno selezionati e accederanno poi a un percorso di incubazione nei nostri spazi che durerà 6 mesi. L'altro progetto che abbiamo portato avanti per i passati 3 mesi, che abbiamo concluso da poco, invece ha a che fare con l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo seguito una classe terza di un istituto tecnico di Milano nello sviluppo di un progetto di impresa formativa simulata. Ringrazio Fabric, l'incubatore sociale del Comune di Milano, per avermi dato la possibilità di mettere in piedi i primi paletti della mia startup food. Sicuramente Milano apprezzerà il buon cibo che porterò sulle loro tavole.